abbiamo iniziato a girare, come posso dire, accompagnando un po' la riapertura del paese, riguadagnando un po' di fiducia, cioè ecco, sullo slancio di un po' di fiducia ritrovava la città e il paese tutto, il mondo forse in questo momento in cui i vaccini, le cose si iniziano a riaprire, l'estate abbassa il contagio e tutto quanto. Arrivare con un set è stato molto positivo, poi è chiaro, non è universale, cioè c'è sempre qualcuno che si storce il naso perché gli occupiamo, perché ci tocca parcheggiargli davanti a casa o libera un parcheggio, e anzi mi piacerebbe scusarmi con tutti i miei concittadini a cui eventualmente un film per forza di cose diverrà un po' di disturbo, però devo dire grande entusiasmo. Penso sia che questo territorio abbia cinematograficamente un grandissimo potenziale, sia visivo ovviamente perché è inesplorato, è nuovo, perché penso che l'Italia sia un paese di provincia e manchi un immaginario cinematografico sulla provincia, perché da toscani sappiamo che la Toscana a volte viene rinchiusa in un immaginario, in una visualità stereotipata, e invece non entriamo poi a vedere davvero come si sta nei centri, nei quartieri urbani o popolari delle nostre città, che sono belle, che accompagnano i territori ma che vivono anche di contraddizioni e sono interessanti da esplorare da un punto di vista narrativo. E poi umano, la grande fortuna che ho avuto è che sono cresciuto con un gruppo di ragazzi che amavano il cinema, sono diventati dei bravissimi professionisti, sono di qua e adesso siamo in grado di essere una troupe in buona parte locale, in buonissima parte toscana, che sta facendo questo film perché si rivede, lo fa col cuore, perché ci vuole bene, ci vogliamo bene fra di noi, ma perché è proprio la voglia di spendere la propria professionalità, il proprio talento per fare una storia che un po' insomma riguarda tutti. Siamo molto contenti di essere finalmente sul set, nonostante la pandemia, nonostante tutte le difficoltà, e devo dire sì, siamo molto fiduciosi di questa riapertura finalmente. La storia di Margini è un po' un collage anche di situazioni, avvenimenti, fatti che abbiamo vissuto noi da ragazzi. Noi avevamo un gruppo punk, un collettivo punk in realtà, e questo collettivo, che si chiamava Ice One Crew, a un certo punto organizza un concerto di un gruppo americano qua nel campo di Roselle, e quindi tra le varie cose c'è proprio vita vissuta, vita reale. E quindi sì, a un certo punto qualcosa succede, quando qualcosa succede per forza insomma bisogna dargli importanza, ecco. Devo dire che quando a un certo punto si è detto ok, si parte il 19 maggio, si parte con la pandemia, con tutta insomma una serie di cose, però è stata una cosa veramente emozionante. E sì, è un'opera prima, sia per lui perché è da regista, per me da autore, insieme da autore, insomma è un qualcosa di, che, come dire, diverso da tutto quello ho vissuto.